Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di The Last of Us. Nella scorsa puntata, come avevo previsto, abbiamo fatto il danno con i militari. Ne abbiamo già ammazzati tre. E credo che sta per succedere il putiferio. Qua c'è la loschissima Tess e la piccola Ellie, che è risultato essere infetta. Non ho avuto neanche il tempo di parlarne, non ci ha dato neanche il tempo di riflettere il gioco, ma Ellie è infetta. E a quanto dice lei, se è vero e non mente, non si è trasformata in quelle cose che abbiamo già visto. Ma dobbiamo andare avanti perché al momento siamo braccati dall'esercito e non abbiamo neanche tempo per parlarci. Poco casino proprio. Oh merda, e quanti sono questi? Uno di sopra. Due, tre, quattro. Non ho spiegato questo yet. Let's go around. Have a look. Veloci, veloci, veloci. Veloci, apri, fruga. Prendi un mattone, non ce ne frega niente. Oh cazzo, ma sono proprio qui. Mattoni, porca miseria, invece mi fregava il mattone, vedi? Ok, faccio il giro, lo prendo. Lo potrò strangolare anche se ha l'elmetto? O no? Vabbè, vabbè, ce ne andiamo. Oh, piano, non correte. Se questo torna indietro siamo spacciati. Via, 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 via. Vai, vai, Ellie, cazzo. Dammi sto mattone. Ok, ok. It's too damn close, Tess. Better be worth it, kid. Tess, you got any idea which way? Looks so different. Yeah. Let's see where this leads. Ah. Yeah, this looks right. Stay close. Ok. Se lo dice Tess. How's it look? Think we can squeeze through here. Da lì. Ok, do un occhio se trovo qualcosa di utile. A proposito, dovrei craftarmi un altro coltello. Ora che ci penso. Ok. Non si sa mai, sempre meglio averlo che non averlo. Oh cazzo. Shit, shit. I got more soldiers. Target's still on the loose, sir. Break off pursuit and report back to sector 11. I don't think they see us. Acknowledged. Get to your vehicle. Stay in the shadows. A quanto ho capito se ne sono andati. Non va affacciate ora, eh? Yeah, 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 yeah. Ok, allora abbiamo due strade, signori. Un tunnel. Qua cos'è? Ah no, qua è chiuso. Robe utili. Buono che saccheggio tutto. Are we safe? No. They're still around. But take a moment to catch your breath. Joel, see if there's anything we can use in here. A voglia. Pezzettini di metallo a non finire. E qui c'è un M4, dai. No, vabbè. Però ci sono due proiettili. Molto graditi. La pistola è carica. Buono, buono, buono. Abbiamo anche
8 colpi, che sto notando che per la media di sto gioco sembrano abbastanza 8 colpi, quindi bene, mi reputo contento, non credo che ci sia altro qui da prendere. Andiamo a vedere dove ci porta sto cunicolo. Tess, up through here through this pipe. I think we can make it through here. Stay very close, Sully. Okay. Spengiamo la luce. Whoa. Jesus. Gather up. He's calling us back. We're turning to the wall. You heard the man. Load on up. Let's go. Come on. There you go. Look, what was the plan? Let's say that we deliver you to the Fireflies. What then? Marlene, she said that they have their own little quarantine zone with doctors there still trying to find a cure. Yeah, we've heard that before, huh, Tess? And that whatever happened to me is the key to finding a vaccine. Oh, Jesus. That's what she said. Oh, I'm sure she did. Hey, fuck you, man. I didn't ask for this. Me neither. Tess, what the hell are we doing here? What if it's true? I can't... What if, Joel? I mean, we've come this far. Let's just finish it. Do I need to remind you what is out there? I get it. This way. If we cut through downtown, we can hit the Capitol building by sunrise. We hope. Madonna, ragazzi, che meraviglia l'ambientazione di sto gioco. È da screenshot questo, eh? Mamma mia. Comunque, sinceramente io credo che un po' il Joel sia così scontroso con Ellie per la storia della figlia, eh. Credo che gli faccia male avere intorno Ellie, nel senso che gli fa tornare in mente ricordi che non vorrebbe che gli tornassero in mente, credo. Holy. I guess this is what these buildings look like up close. So damn tall. Madonna che meraviglia. Mai vista un'ambientazione del genere, fatta così bene. Hoping to kill as much of the infected as possible. It worked. For a little while. Oh, voglio vedere. What the hell was that? Tess, you hear that? Yeah. Sounded pretty far away though. Tessa non gliene frega niente proprio. Un attimo, voglio controllare. Bada lì. 5 bulloni, ingranaggi, non so cosa sono. 5 cose utili. Oh Madonna. Well, there's the Capitol building. Yeah. We need to get around this mess. This is the downtown area? It was. Now it's a giant wasteland. Allora, il palazzo del governo è quello laggiù, dove dobbiamo portare Ellie. Noi dobbiamo superare sta buca. Immagino che dovremmo andare in questa direzione qua, ma laggiù è meglio. Dritti per di là.
Allora. Over here. The old stone, penso. Building. La vecchia pietra. Hey Tess. Coming. Oh mio Dio, ma dobbiamo passare da dentro al grattacielo piegato. Ma stai scherzando? Aspetta un attimo. Dai, da qui piano piano, magari con l'edera, da qui ci si fa e si va di là. Guarda che roba. Qui si potrebbe fare, secondo me. Ah, ma proprio no, non mi fa proprio andare. Proprio no, scordatelo, devi entrare in un grattacielo inclinato. Oh, un cassetto. Bene, bene, che non in tutti i cassetti si trova roba. Mi piacerebbe sapere se è random ciò che si può trovare dentro i cassetti o seppure tutto prefissato. Ecco, se qualcuno lo sa, questa è una cosa che potete... What? No, 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 non ci siamo capiti. Questa è una cosa, dicevo, che se qualcuno la sa, potete scriverla nei commenti. Ovvero il loot è tutto prefissato oppure c'è anche roba random. Hanno sparato tanto qui, ma tanto tanto. It's been ripped apart. Body's pretty fresh. Yeah, might be. Must not stick around. Ma dov'è Ellie? Che ha parlato e è comparso i sottotitoli, ma manco si vede. Ma dov'è? Ecco, vedete? Questo era una cosa che io avevo già in mente dall'inizio del gioco, da quando nel tutorial ci ha fatto capire... Guardala dov'è. Guardala lì. Quando dall'inizio del gioco ci ha fatto vedere nel tutorial che la maggior parte degli enigmi si sarebbero basati sulla cooperazione tra il personaggio e un NPC. Nei videogiochi, quando succede questo, quando il gioco si basa su questo, spesso succede sta merda qui. Che gli NPC ovviamente perdono il pathfinding e adios, si incastrano. E questo è il risultato. Adesso o io gli do una spintina. È lì. Ok, si è smossa da lì. Vediamo un po'. Se no rimane lì in eterno, Niente, è lì. Oh, meno male. Ok, meno male. Mi sa che questo succederà spesso, ragazzi, Ma non succede solo... in The Last of Us, succede in tutti i giochi dove si deve andare in giro con un NPC. Gli NPC sono disastrati. Madonna, io non soffro di vertigini, madonna, ma sto posto è assurdo, Prova di quanto è fatto bene, quanto è fatto bene. Ora, il problema è, cosa ha ucciso questo soldato? Probabilmente uno degli infetti. Che qui non sono zombie alla The Walking Dead, tipo all'alba dei morti viventi. Non è gente morta che resuscita o si rialza. Questi sono proprio persone infette, ancora vive, perché possiamo fargli del male normalmente, a quanto ho capito. Oh, bene bene. Tante cose utili. Proiettili no, Io sento che in questo edificio avrò bisogno di tanti proiettili. Me lo sento. L'ambientazione è comunque sempre 10 lode. Altri colpi, un altro cadavere. Ma questi si rialzano? Speriamo di no. Ho visto proiettili. Hanno lasciato una nota, vediamo un po'. I funghi. M254 e registro delle operazioni 1808, arrivato alla griglia 2438A. Contatto negativo a LZ. LZ di norma in linguaggio militare la land zone, la zona d'atterraggio degli elicotteri. Spostamento pattuglia ovest verso il centro della città. 21, contatto negativo. 22:18, contatto fottutamente negativo. 23:12, il soldato Atwater segnala contatto visivo e auditivo con infetti cordyceps.
secondo stadio, vicino a un palazzo crollato. Ci muoviamo per investigare questo palazzo crollato? 23:40, contatti infetti multipli. Soldati Atwater, Saha, Coolidge uccisi in azione. Circondati, ritirati nell'interno del palazzo, attendiamo evacuazione. Che non è mai avvenuta, immagino. Fammi ridare un occhio a sto coso. Hanno disegnato proprio i funghetti, perché? Ok, quindi contatti multipli con i cordyceps, che immagino sia come si chiamano. Cos'è? Oh, 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 ma che bello! Devo scuotere il joystick per la torcia che si spegne. Che figo. Oh merda. Quello ha fatto i porcini, Tess. Diamo un occhio qui sopra. Ok, qui sopra è chiuso. E libero anche. Ma c'è roba utile. Bene. Ok, dobbiamo andare da quello che ha fatto i porcini qua. Credo che sia morto. Cioè, tutti quegli schizzi bianchi che potrebbero essere il sangue degli infetti. Non so se mantengono il sangue rosso gli infetti. Secondo me non è morto. Io quasi quasi sparerei un colpo in testa, tipo per precauzione. Cioè, io lo farei nella realtà, qui. Oddio no, perché se ce ne sono altri... Madonna, ma cos'è sto suono? Spero che sia il palazzo. Non lo so se gli sparerei, sapete, perché se ce ne sono altri, sentono lo sparo, arrivano tutti qui. Ok, qui abbiamo una voragine, quindi è pulito. God damn it. Clicker. Jeez. But years of infection will do to you. So what, are they blind? Sort of. They see using sound. Like bats? Like bats. If you hear one clicking, you gotta hide. That's how they spot you. Guardate com'è fatta bene l'infezione fungina, assurdo! I funghi, che si comportano come dei parassiti e attaccano altri corpi, spesso fuoriescono tramite il corpo dello sfortunato infettato, proprio così! È assurdo, fatto veramente bene, ma adesso che devo fare? Io non lo toccherei mai staggeggio, mi infetta pure. Vedi che Joel si gratta la testa, ma mi sa che devo farlo? No, ma con le mani! Oddio. Non rilasciano spore, quindi. Perché credo che essendo funghi, e quindi essendo un'infezione micotica, un'infezione fungina, credo che infettino solo attraverso le spore. Spero. E i cadaveri non rilasciano spore, spero. Ok, questa situazione non mi piace. Pure. Gli integratori migliorano le tue abilità di sopravvivenza. In che modo? Watch your head. Oddio. Madonna che figata, ragazzi. Allora, ok, è il posto dove meno vorrei essere in assoluto, ma è fighissimo. Anche la sedia che si sposta, che bomba. Io lo so che c'è le sorprese qua dietro. No. Me lo sento, si sta montando troppa ansia. Si sta creando una situazione sempre più ansiosa. E io mi aspetto tipo il jumpscherone tremendo da dietro l'angolo da un momento all'altro. Me lo aspetto. Me hang with
cazzo! You all right? It's nothing. Let's search for supplies. Abbiamo fatto un po' di casino però. Oh! Ok, provviste? Va bene. Acqua. Oh mio Dio, ma devo anche bere e mangiare in questo gioco? Oddio, è bellissimo. Ma io continuerò a ripetere all'infinito. Grazie. Ah, me lo devo craftare. Bende e alcol. Dicevo, lo ripeterò all'infinito, penso, perché io sono allucinato dall'ambientazione di sto gioco. È incredibile. È veramente incredibile. È la più bella ambientazione post-apocalittica che io abbia mai visto in un videogioco post-apocalittico. Proprio complimenti, eh. Complimenti, bellissima. Ma guarda che lavoro. Ma sto grattacielo piegato è incredibilmente bello, tra l'altro. Proprio l'idea del usare il coltello per aprire la porta e lo rompo, ne varrà la pena, vediamo. Merda, si è rotto. Speriamo che ne valga la pena e che non ci sia la sorpresa. Ok, pieno di roba qua dentro. Probabilmente ne valsa la pena. Pieno di roba. Una bottiglia, 10 pillole. Ne valsa la pena. Ne è stravalsa la pena. Porca miseria, porca miseria. Ne è stravalsa la pena. Lì c'è rimasto solo la bottiglia. Da qui? No, direi di no. Guarda, guarda che figo che quando si spegne la torcia la devo sbatacchiare sbattendo il joystick. Niente. Up there. Look. Yeesh. Oh. Ok, stiamo già alla larga. Non credo che i morti si rialzino. It's clear. Come on, Ellie. Ah, ok. Alright, kid, you're up. Come on. You got it. Okay. Come on, big guy. Let's go. Clickers? Shit. Go, go, go. Ottima idea, Tess. Questi sono ciechi, quindi posso accendere anche la luce. Vi metto la bottiglia invece che i mattoni. Perché... ok, ok. Allora... Oddio. No. Vai di là, vai di là, vai di là. Oh, meno male, meno male, meno male. Pensavo di essere nella merda fino al collo. Ok, arrivo, arrivo, eh. Questi cosi si arrampicano. Credo che lo scopriremo.
No, non si arrampicano, ok. Via, via, via. I think that's it. Ellie, you okay? Other than shitting my pants, I'm fine. Let's go. Riprendiamo la pistola perché. Give me a second. Io l'avrei buttato di sotto, no? All right. Come on. The stairwell's blocked. Should we go back up? Oh, this is crazy. No, ma siete matti. Just don't look down. Are you serious? Esatto, ma è fuori testa, è fuori di testa, ragazzi, è ufficiale. È ufficiale. Vai, 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 vai prima te che sennò qua. Vai. Ok. Santa Madonna. Santa Madonna. Beh, andiamo, andiamo. Vai, veloce. You're okay. You gotta wait for it. La follia proprio, eh? La follia, Tess è matta. Un altro. Revolverone. Per raccogliere tieni premuto per equipaggiare. No, raccogli solo. Slot delle armi. Puoi trasportare più armi rispetto al numero di fondine di cui disponi. Le armi aggiuntive sono custodite nell'inventario, da dove potrai scambiarle con quelle equipaggiate. Ah, ok, figo. Quindi, ok, ok, ok. La rivoltella. Ma ci sono le statistiche? No, aspetta un attimo, che devo capire. Ma non c'è un modo. Fatemi vedere. Tipo, ora prendo la rivoltella, no? No, Non hanno statistiche. Devo andare a occhio, mi sa. Sì, ma avevo un botto di colpi per la semiautomatica. Dammi la semiautomatica, ma. 15 colpi, cavolo. Altro che rivoltella lì. E il paletto ce l'ho. Non c'è altro. Sento altri clicker. Come li hanno chiamati? Runner? Cosa sono? Stay with the girl. Cos'è un runner? Spiegatemi. Credo di intuire che corre, ok, ma. E poi? Anche il clicker mi pareva che correva. Ok, quello è un infetto normale. Oh, ma mi sono buttato giù in un covo pieno di infetti. Ma siamo matti. Sì, dammi il tubo di ferro, meglio. Ok, questo che infetto, eh? Sarà questo il runner, tipo? Non ho il coltello, ma forse non mi serve. Posso strangolarli, spero. Sì. È infetto? Oh, a voglia se è infetto. Sparare credo che non sia la cosa più saggia. Bottiglie ne ho una. Quello è un clicker. Ok, quindi quello non mi vede, ma mi sente. Quindi se io ora vado avanti così. No, ok, non è furbo, però lì cazzo c'è. Voglio prendere i proiettili da quella pistola. Piano. What? Aiuto? Ancora, ma quanti sono? Ok, qua sopra. Oh merda. Prendi quella spranga. Oddio, ma quanti sono? Ok, sì, direi. Ah,
Oh merda. Ma non c'è una via di fuga. Oh cazzo. Via via via. Vieni, vieni. Vieni, vieni che sei da solo. Che gli dico a sto coso? Che gli dico a quel coso? Ok, me la son vista brutta qui, eh. La spranga è praticamente rotta. Forse mi conviene scambiarla con questa. Sì. Ottima comunque la spranga di ferro. Cioè sostanzialmente devo sgomberare la zona per le ragazze. Quindi devo ammazzare. Dicevo, devo ammazzare quel clicker lì. Dammi la bottiglia perché contro di lui ho visto che fa no comodo di più. Come lo uccido sto cosa? Non ha la faccia, quindi non so se posso effettivamente strangolarlo, tipo. Non mi pare più molto umano. Ho paura che se provo a strangolarlo, questo me fa, eh. Non vorrei sprecare altri colpi. Ma mi sa che ci tocca. Poi si muove in maniera troppo imprevedibile. Oh merda, ma guardalo, è tremendo. Dai, piglialo. Non lo posso prendere. Ah, ma è stupidissimo, tipo. Non è come gli altri. Ah, ma gli devo sparare, ok. Me lo immaginavo che questo non potevo prenderlo. Quando si calma un attimo. Difficilissimo. Oh. Mamma mia. Carica. Dov'è? Ok.
Come on down. Madonna. Ok, cambiamo. Cambiamo pistola. I'm impressed, Joel. Let's just get out of here. Ok. Mamma mia, ok, i clicker sono tremendi. Non posso ucciderli strangolandoli. Sono tremendi. Allora, serve un attimo per riprendere fiato. Devo dire che è bello intenso questo gioco, eh? È bello intenso. Questi momenti sono piuttosto ansiogeni, devo dire. Bene, allora, continueremo l'esplorazione del palazzo nella prossima puntata. E spero che usciremo al più presto possibile, perché non mi piace per niente stare qui dentro allo stretto. Alla prossima.